Siamo i genitori di Stefano Bonaccini e gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Forza, prossimo presidente. Stefano è paziente, è imperturbabile, è sintetico, è simpatico, dovreste sentire le barzellette che racconta. Ciao papi, volevo farti in bocca al lupo e dirti che ti voglio bene. Ciao papi, siamo qua anche io e il Bubi un po' acciaccati. Ti volevamo fare un super in bocca al lupo e dirti che siamo tutti con te, tanto orgogliosi di te. Vero Bu? In bocca al lupo a papi! Sei un grande esempio, un super papà e un super presidente. Ti voglio tanto bene. Ciao Stefano, un grande in bocca al lupo. Ah, un attimo. E ti rispettiamo il torneo dell'oratorio. Ciao. Ciao. E qui da Ganaceto, un saluto speciale da un grande amico. Ciao Alfredo, auguri. Ciao Stefano, auguri. Che non ci possiamo permettere assolutamente una sconfitta, anche perché le quotazioni di quest'opera d'arte alle mie spalle potrebbero crollare. È stato il mio primo esempio di come si faceva politica. Abbiamo combattuto delle battaglie alla sinistra giovanile. Io Stefano Bonaccini lo conosco da una vita e posso dire che è davvero un vulcano, sempre in movimento, con le gambe o con la testa. Questo è il passato, questo è il presente e speriamo che sia anche il futuro. In bocca al lupo Stefano! Non è possibile che qualcuno pensi di non votarti, sei diventato bravissimo, sicuro, hai una statura morale, etica e umana che gli altri se la scordano. Io sto con Bonaccini perché è una persona intelligente e preparata, ci ha governato benissimo fino adesso, perché non dovrebbe continuare? Io sto con Bonaccini. Bene. Oggi più che mai invece credo che ci sia bisogno di politici capaci, competenti, che mettano tanta passione, tanta determinazione per far crescere la nostra società, che mettano il noi davanti all'io. È per questo che io il 26 gennaio faccio un passo avanti assieme a Stefano Bonaccini con l'Emilia Romagna per l'Emilia Romagna. Senti, ma quando giocava al mitico torneo di calcio dell'oratorio, Stefano com'era? Tipico centravanti, faceva gol alla Pizzozzari. Numero 9, centravanti. Deve possedere prestanza fisica. Ce l'ha. E ce l'ha. Abilità nel gioco aereo, la testa. Dinamismo, capacità nella conclusione a rete, il cuore. Stefano, sei il nostro presidente. Volevo che tu sapessi sostanzialmente che prossimamente ho deciso che terrò la barba e prenderò assolutamente gli occhiali a goccia, copiandoti spudoratamente. Ciao Stefanino, anche io voglio farti in bocca al lupo e dirti che ti voglio bene perché siamo amici da sempre, che ti stimo, so come lavori, so quello che fai dalla mattina alla sera, anche se veniamo da storie diverse ci siamo sempre voluti bene.